Sono partita la prima batteria, potrebbe avere Bosida in prima posizione, Biondi, poi Spinea, una sporta Cavani per sulle prime tre posizioni, un po' attardata la coda della Mensana, ancora Bosida, la sua scia alla preta dello Spinea che prova all'esterno a farsi sotto, ma resta nel mediano le tre posizioni, ancora Biondi, Cesca. Passano l'ultima punta, gli ultimi 100 metri per loro, vanno a concludere la media, questa è la chiusura per loro, va passaggio Bosida e Spinola, passano il turno. Pronti, via. Ed è partita anche la seconda batteria, ed è la Lampitelli in prima posizione, poi Filippi in seconda, leggero margine di vantaggio per la Lampitelli. Atleta del Savona, siamo al rettilineo terzo all'arrivo, risultiamo saranno due a passare alla semifinale, un po' di margine di vantaggio per Lampitelli, si duella appunto per la seconda posizione che dà l'accesso alla semifinale, Lampitelli in solitaria per questa seconda batteria, Lampitelli e vediamo lo sprint e due. Filippi. Adesso parti. Ecco, via. È partita questa terza batteria, se sono Pedon Presti e Brioschi, sono le atlete che compongono appunto questa terza batteria. Ed è prima Sport Academy, Bosida, la prima e seconda posizione, ancora invariate le posizioni di testa, ed è ancora Sorgenolo, Presti, in prima e seconda posizione, si fa sotto la prova del Pernusco, si va a spuntare per questa terza batteria, ancora la prova della Luna Sport Academy, vediamo come si va a concludere, ed è la Sorgenolo e la Presti che passano. Ed è partita regolare anche questa batteria, Luna Sport Academy, in prima posizione con la Cunini e la Iannarelli in seconda posizione, siamo già all'uscita di curva, restano invariate le quattro posizioni per questa quarta batteria, ancora Luna Sport Academy in prima posizione con leggero margine di vantaggio sulla preda del Tennisco, si va all'ultima punta, quindi al momento siamo gli ultimi, anche se cade la preda del Luna Sport Academy. Sfortunata in curva, purtroppo, quindi si va in è fatta male, poverina, guarda.